Sì, è pronto Lorenzo Montipò. Beh, in occasione del rigore di Ciro Immobile, due interventi grandiosi da parte tua, ma un po' insomma un segno del destino, perché non sembrava tanto fallo, no? Il direttore di gara ha voluto rivedere il VAR, ma tu hai toccato prima il pallone e poi c'è stato il contatto. Purtroppo la valutazione l'ha fatta, a mio parere, sbagliato, anche perché sentire un portiere di 39 anni, intendo ovviamente Reina, che a fine primo tempo va dal quarto uomo e dice secondo me non era rigore, vuol dire che un po' di ragione ce l'avevo. Purtroppo questi episodi, quando giochi contro le grandi squadre, ci vanno un po' a sfavore. Anche il secondo rigore personalmente non l'ho visto, per cui non lo giudico. Abbiamo subito troppo il primo tempo, questa è una disdetta, perché tutta la squadra, panchina compresa, ci credeva fino alla fine e abbiamo impensierito una grande squadra come la Lazio, pur avendogli regalato mezz'ora della partita, e questo ci deve far ben sperare per le partite che verranno. In effetti sarà importante, soprattutto, lo dicevamo con Camille Glick, l'approccio mentale, perché in questa partita è venuta fuori una squadra che, ecco, può il peggior nemico essere proprio l'aspetto mentale, perché poi quando deve tirar fuori gli artigli e dimostrare di saper giocare a calcio lo sa fare benissimo. Assolutamente, sono pienamente d'accordo, perché il nostro peggior nemico siamo noi stessi e la nostra mente, perché siamo forti, e almeno io ci reputo forti e ci reputo all'altezza di questa categoria per quello che abbiamo dimostrato finora. I punti di vantaggio sono meno rispetto alla giornata precedente, questo vuol dire che dobbiamo arrivare ancora prima a fare i punti necessari, e mentalmente dobbiamo assolutamente fare un approccio migliore di quello che abbiamo avuto oggi, come abbiamo dimostrato nel corso delle partite precedenti. A te Carmine, giro veloce perché è anche pronto mister Inzaghi. Benissimo, allora rapidamente, poi con Gennaro torniamo sull'episodio, ti chiedo ora del valore che ha la trasferta di Genova, Lorenzo. Guarda, un valore molto alto, perché mancano 7 partite e sono sempre meno fino alla fine, perché gli scontri tra virgolette diretti con squadre della classifica di destra ne abbiamo ancora 5, quindi veramente ci giochiamo tanto in questo finale di stagione e ci giochiamo un gettone importante che è la nostra salvezza, che per noi vale quanto uno scudetto. Ciao Lorenzo, una domanda semplice: quanto conta? Buonasera. La pressione in questo momento sulle vostre prestazioni? Secondo me è un fattore importante, perché come abbiamo dimostrato oggi nell'approccio mentale iniziale abbiamo fatto fatica, per cui magari la colpa è quella, la colpa è del modulo, non ne ho idea. So che dobbiamo giocare con molta più serenità, a partire da me stesso, mi metto davanti a tutti, perché è una cosa che ci appartiene il gioco, come abbiamo dimostrato nel secondo tempo, indipendentemente dal modulo. Per cui ripartiamo dal secondo tempo e cerchiamo di rivivere le nostre partite con questa cattiveria e con questa ferocia. Gennaro, torniamo sull'episodio. Ciao Lorenzo, prima di tutto secondo me dovete formare Buonasera. Un comitato per la, come dire, alla difesa dei portieri, perché non si può dare un rigore del genere. La difesa dei portieri, sì. No, anche perché questo è il secondo che ti capita, anche contro il Torino è la stessa cosa, e questo veramente è vergognoso. Con Pedro, perché un portiere non può sparire, se para non può sparire. Al di là di questo, volevo sapere. Esatto. Il lavoro di Gaetano Petrelli è importante, perché ti cresci sempre di più anche su certe situazioni, anche sulla seconda parata sul rigore, dopo il rigore parato, la seconda di grande reattività. Quanto conta il lavoro di Gaetano? No, lavoriamo tanto, a partire col mister, con la squadra, ma anche gli stessi portieri, che siamo noi, il nostro gruppo, ci aiutiamo a vicenda, perché avere uno come Manfredini o uno di esperienza come Ghigo dietro, senza tirare in mezzo il giovane Lucatelli, mi aiutano, mi stimolano sempre di più e mi spingono a migliorarmi, e questo è una grande mano, perché in Serie A, come abbiamo dimostrato, se abbassi un attimo le antenne non sei più di questa categoria. Per cui loro mi insegnano a tenere sempre la mentalità molto alta e molto, molto sveglia nel guidare anche la linea difensiva, e questo è una cosa che sto sentendo sempre più parte di me, e volevo ringraziarli appunto.